gente di Sardegna. E non solo di Sardegna. Siamo qua, Cagliari, stiamo salutando la nostra isola perché oggi, ragazzi, è il grande giorno. Si parte! Siamo pronti! Giusto poco prima dell'arrivo della pandemia, inconsapevolmente, abbiamo deciso di abbracciare un'ultima volta più popoli possibili. E guarda caso, proprio in mezza Europa. Russia e arrivando sino in Cina. In un periodo storico come questo, in cui il rispetto per l'ambiente è una priorità assoluta, pare, a detta degli esperti, che viaggiare in treno sia una scelta vincente. Perché riduce il consumo di energia e abbatte gli inquinanti. Insomma, il treno è il mezzo ecosostenibile per eccellenza. Guardare il mondo scorrere attraverso il finestrino di un vagone è una sensazione unica. E così noi abbiamo deciso di percorrere 20.000 km in treno, partendo dal Portogallo e arrivando fino al Vietnam. E il nostro intento sarà quello di dimostrare che è bello essere ospitali, ma lo è anche essere ospitati, ovunque, e noi ne sappiamo qualcosa. Esatto, perché dovete sapere che noi sardi siamo dappertutto. Porto sarà la nostra prima tappa ed è qui che incontreremo i primi insediamenti italiani. Muoveremo verso Lisbona e fra un piatto tipico e l'altro ci appresteremo a trascorrere la notte seduti su due sedili. Eccolo qua, ragazzi. Totale 8:20, mortacci. Raggiungeremo Madrid, che pullula di nostri festaioli connazionali, e di lì ci dirigeremo verso Parigi. Il Belgio, l'Olanda e la Danimarca costituiranno le nostre successive tre tappe. Fra un treno e l'altro, fra una piazza e un monumento, fra una curiosità e una sorpresa, incontreremo l'arte del reinventarsi fatta uomo. La coppia italo-olandese del secolo e la bellezza e ordine dei popoli del nord. Berlino, con la sua storia, e Varsavia, con i suoi parchi cittadini, chiuderanno virtualmente la prima parte del nostro viaggio. Ed eccoci a Mosca, la regina indiscussa degli assembramenti. Dimostreremo le sue bellezze sopra e sotto il suolo. Immagini che vi lasceranno di stucco. Mancherà l'appello a San Pietroburgo, ed è da qui che saliremo a bordo della mitica Transiberiana, giorni interi senza abbandonare il treno, svelando retroscena incredibili. Dormiremo in vagone con 48 fra uzbeki e russi. Incontreremo sardi anche qui, faremo tappa in piena Siberia con una spacca ghiaccio con cui solcheremo il lago Baikal. Prenderemo la storica Transmongolica. Incontreremo un siciliano che studia il leopardo delle nevi, dormiremo in vagone con mongoli e cinesi a cui offriremo prodotti tipici nostrani, e infine eccoci sulla Grande Muraglia cinese, dove, dopo aver innalzato il vessillo, riposeremo in assoluta segretezza. Ultima tappa in Vietnam e sarà record! 20.000 km, 19 città, 12 stati, 2 continenti solo su rotaie. Prepararti il pranzo.